Pronto? Pronto? Sì? Buonasera Claudio. Buonasera. Sento che si chiama Claudio, sì, sono sì, Luisa. Dimmi tutto. Ascolta, mi faccio una domanda solo. Sì? Speriamo che non capisco niente perché mi ascolto. Vivo di essere verde da voi altri quando che si il Natale di pagani e chi preghè? Allora, vabbè, ti rispondo. No, ascoltami qua. Sì. Prima che mi desmentica perché mi sono una persona impulsiva, bisogna che dica subito robe. Di me. Uno, e perché adesso non assistate vicino a qua alle feste di Natale e i vostri pensieri? Lasciamo stare? Sì, cioè, niente adesso... che dito? Ma te sai cos'è che è il Natale? Ascoltalo, stai arrabbiato subito. No, prima non che radio, dica, ma te ecco, io, ecco, ora, ora, prima sta calmo, te me che dè, te me dè, come si dice, prima risposta. Chi che vi altri preghè e seguì un Natale per conto vostro? Benissimo. Preghè il diavolo? No, noi altri non preghiamo nessuno. Ecco, e ora, perché, allora, perché, perché sta buon un attimo, so mica te telefono a te. Sì. Perché disprezzi la Madonna, Gesù Cristo e una storia altra? Se noi altri pensiamo diverso di voi altri e gli altri, voi inculcarne qualcosa specialmente in questi giorni qua? D'accordo. Ecco, va bene, e ora, adesso te mi rispondi alla prima domanda. Sì. Quando che sei il vostro Natale? Non esiste il nostro Natale. Ecco. Noi abbiamo... E ora dimmi un'altra roba. Chi sei che preghi gli altri? Nessuno. Eh? Nessuno. E come nessuno? Se si pagano di vostro Dio? No. Si del diavolo? No. Come no? No. No, perché chi si va da chi ti adora cambiare, sole, da cambiare i termini, te che da cambiare i termini con cui te pensi. Cioè, dal punto di vista cristiano, uno ha un Dio, prega il Dio, si affida al Dio. Sì. Giusto? Dal punto di vista pagano, ogni essere è un Dio, per cui non si può affidare un altro Dio. Che sei il Dio, solo che sei Dio. No. Ditesi un Dio, mi sono un Dio. No. Sì, no, da, no. Questo... Allora, perché non sono un Dio mio? Senti, sono la persona che per volere di Dio sono nata. No. Dal questo no? Dal punto di vista cristiano. Sì. Questo dal punto di vista pagano, ogni individuo, ogni essere, anche il verme, anche il virus, è un Dio. Sì, però che se sta qualcosa più potente degli altri. No. Come tutto, no? Tutto quello... No, tu dici no, ti perché ti chiedi studiare un'altra roba? No, perché non è così. No, perché no? Perché senti qua, tutto quello che... Indica si... insegnare una religione, che sei qualcosa superiore degli altri. Cioè, che ti hanno insegnato ma, questo? Aspetta, ascolta Claudio, un'altra roba. Perché ti offendi a Madonna? Io non offendo nessuno. Ascolta a me, tati. Ma perché dici delle cose non vere? Perché ti offendi a Madonna, Gesù Cristo e il bambino? Perché la Madonna offende me, Gesù Cristo offende me? Ma ascolta, perché ti offendi se ti una persona non te credi? Non te credi e non sei vera una storiata? Posso che mi offende il tuo parente? Sta attenta. Perché la Madonna offende me, Gesù Cristo offendono me? Questo cosa? Non ho mai sentito che Madonna offenda gli altri. Come ma no? Che ha fatto il miracolo. Mi ha detto che sei vergine. Sì. Rispetto a quante donne che si sta sputanando, insultando, sì. Perché sì. Non è la vergine. Guarda che siete donne che ha fatto di fiori vergini. Oh sì? Per sì, allora. Perché si sta diventando per fuori, non per dentro. Senti, non raccontiamo queste storie. Quando il Gado Vesto a imporre la Madonna, gli faceva statuette di Venere e le chiamava Madonna. Gli faceva le statuette di Ecate e le chiamava Ascolta Madonna. Ma quanti anni che hai tutti? Quanti anni che tanti. Non mi interessa i tuoi anni, voglio dirti, cosa parli di 2000 anni fa, se ti in quel momento non ti hai conosciuto Maria Vergine, non ti hai conosciuto nessuno, e ti disprezzi queste persone che neanche non ti hai conosciuto. No, io non sto disprezzando, sono sì, nel tuo parlare, ti disprezzi. Presi qualcosa che noi allora, cattolici capiamo. Allora, benissimo, voi continuate a credere alle vostre cose. Sì, continuate. Ma è ora ti parlo. Tieni presente che ogni volta che viene fatta una messa cattolica è un'offesa per la vita. Ma è un'offesa ti che te parli così di disprezzare Maria Vergine. Vedi?
e Immacolata Nastoriata, io ti dico anche a me, dico che non capisco che siamo diversi, non stiamo a litigare, va. Abbiamo capito. No, non litighiamo, ti sei stati a sbregare più forte di me. Beh, mi sbrego molto più di più quanto te pensi, anche perché ecco. Io non mi sbrego con le persone normali, mi sbrego sempre col più forte, mai con le persone che posso. No, perché se è giusto che ti te dici robe, nel tuo pensare, non che voi altri, non che vi altri disi. Okay. Allora, per noi il male è il Dio dei cristiani. È il vostro diavolo. Il male è il Gesù di Nazareth. Il male è la fede cattolica. Il male è battezzare i bambini. E mi posso secondare quello che ti dico a te, che il vostro male allora, ci vi altri. Benissimo. Va bene, d'accordo. Ok, ciao. Va bene. Abbiamo capito che abbiamo due modi di vedere le cose, due modi diversi di vivere le cose. E tu consideri che io offendo qualcuno, io ti dico che io non offendo nessuno, solo che io non sono sottomesso. Se tu sei sottomessa al tuo Dio, credi nel tuo Dio, benissimo, però non è una questione che io lo offendo, è il tuo Dio che è malvagio in sé. Vediamo un attimo, pronto? Per cortesia, mi bacia Radio Maria, Pronto? Sì? Chi sente Radio Maria? Ah, non lo so, frega. Mi chiamate 049-707, mi risponde Radio Maria. Ah, no, dai. Per l'amor di Dio. Un'altra telefonata, dai. No, ascolta, no, cocciamattimi. Dimmi. Sono Laura. Ciao. Ascolta, è tua paesana. Dimmi. Quinto, che dice a signore che se studia un po' di religione? Ma non è importanza. Io la politica non mi metto perché sono già ignorante. Ma di religione che non ho detto, che ne so, dica signora cara. Che io l'ho visto Dio, di che parla tanto. Sì, ma vedi, non posso... Ma chi è questo diavolo? Ma guarda, mi viene da ridere. Laura, posso attaccarmi con le persone che... Ho capito, non si può attaccare, ma ora, ma amico la crede per forza con i cattolici, mi sa capire che era su cattolica. Vabbè. Ma non ho mai creduto da fin su. E di questo discorso mi sono sempre ribellata, anche in italiano te lo dico adesso, grazie. Perché c'è gente che vuole parlare italiano. Bene. Dica sì, no, ma mi è stato meglio parlare veneto. Dica signora che già, che se studia anche astronomia, chi pensa che i delfini una volta viveva nella terra, se ne rende conto che con l'evoluzione, ma chi ha mai visto studiare tutte fandonie, veramente, perché la gente abbassa la testa, perché ora ti dicono una roba, più cose che se più mai hai, più. E ora arriva a far vedere che sei bravi, che vanno a curarli. Non ti cagli ancora capire questa roba qua. Penso che ti cagli capire. Sì, proprio la mia paesana. Sì, ma mi fai, se arriva a fare di suoni, perché che il prete che ho detto, mi sto discorso qua. Ma si accita? Sì, il prete qua da basso. È mega dito, no? Che ha fatto accesa nuova ultimamente? Sì, accesa, tardi. Vai, i donne. Mi vedo vedere per curiosità, ho ma mi te lo giuro. Non mi sono fatte se dove accorgere. Perché non mi sentivo di farlo? Ma sì. E perché devo fare una cosa per forza? Certo. È già sbagliato? Certo. Allora, sai che sono i demoni, chi che crede? I cattolici, proprio, guarda. Democristia, ecco. Concludi la parola. Lascia perdere, Laura, dai. Lascia perdere. No, perché mi fa schifo queste robe, tutto sto buonismo. Sto coso è da provare cosa che dici, ori proprio che fai robe. Sì. Punto. Va bene. Ecco, va bene. Non stai arrabbiata però, No, mi non mi arrabbio, però. Però nella politica posso dire sognolate, ma nella religione, no. Non mi hanno mai fatto festa nessuno. Neanche mia mamma, perché che rispondevo di ok. Cosa vuoi dire per carità? E questa è una bella. Ah, faccio carità per i poveretti. Senti, è un scherzo a me. Se non è scherzo, non è faccio carità, fare carità, questo è il mio. Ah, beh, però devo proprio bene, cara. Pensate te. No, vedi, mi fa la festa, ma non è regione, mi fa festa. Va bene, Claudio, va avanti con il tuo discorso. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Proviamo a vedere un attimo. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ascolta. E vorrei domandare una roba. Sì. Visto che sei un esperto. Se sono Renato. Dimmi. Se per caso ti hai visto una donna vergine che abbia fatto un bambino. Ah, questo lo domandare ai cristiani. Cioè, esiste una mitologia precedente al cristianesimo che dice questo, ma. Credo che ci sia un errore di traduzione, credo, Ascolta, non sta a menare attorno un attimo in roba perché non ho tempo a perdere. Va bene, dai. Ecco, ora, mi spiegami se per caso questo ti ho visto. Va bene. E se esiste nella scienza. Va bene. Boh. Ciao. Primo. Ma secondo, voi domandate che cosa altro. Dimmi. Se per caso ti hai mai visto Dio ti. Oppure chi per esso. E se per caso se venuto domandate qualcosa oppure fate qualcosa per te. Per terza persona,
voi dite, se per caso che abbiamo visto ancora delle cose fatte da questi che programma, cioè proclama quello che ha fatto Dio, quello che ha fatto i famosi santi e via discorrendo. Se per caso te hai dei dati di fatto e che te puoi confrontarli con mano, mi vorrei che mi faccia una cortesia di dimostrarmi. D'accordo. Per quanto mi riguarda, non li ho mai visti, non mi sono mai successi tra le mani, non li ho mai avuto a contatto diretto, ho sempre sentito dire. E allora, non lo so, penso dire a te, oppure qui che crede tanto. Va bene. Ciao ragazzi. Grazie, ciao. Ciao. E naturalmente giriamo la domanda a ogni cattolico. Pronto? Sì, ciao. Siamo a 5. Sì, chi parla? Come parlavo, non è vergogna mia? No. Ah, sì. Vergognere o anzi gamma 5, quello che parlai di fronte a Gesù Cristo, vergognere. Naturalmente io dico che quello che la descrizione di Gesù Cristo nei Vangeli dovrebbe vergognarsi, come dovrebbe vergognarsi il macellaio di Sodoma e Gomorra per aver colpito i più deboli. Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Posso dire la mia per cortesia? Sì, breve. No, io dico, tu sei una persona che mi sembra abbastanza convinto di quello che dici, no? Ecco, va bene, tutto quello che va bene. Ma tutti quei signori che ti chiamano, io vorrei vedere nel momento veramente del male, del bisogno, noi prega quel Dio che ti disprezzi tanto, ma secondo me ranca si può e chissà cosa. Va bene? Purtroppo il condizionamento educazionale è pesante. No, perché quando l'acqua tocca, credimi. Sai. Va bene. D'accordo. Ciao. Può darsi che sia vero, ma il condizionamento educazionale tocca le persone molto profondamente, cioè sfascia proprio il pensiero delle persone, il modo di essere, il modo di affrontare la vita. Esistono delle tecniche per uscire fuori da questo, però sono durissime. Vediamo un attimo. Pronto? Andando avanti con la rassegna stampa, io ho 2 minuti ancora, 2 minuti di rassegna stampa, ho praticamente il non Natale dei preti anglicani, dal Gazzettino del 1° dicembre 1997, in cui i preti anglicani dicono che il Natale è una buffonata, più o meno, il Natale non esiste, però non vogliono far sapere quale prete lo dice. Dal Gazzettino del 5 dicembre 1997 non erano batteri spaziali, cioè quella bufala dei batteri spaziali da un asteroide di Marte, era una bufala fatta dalla NASA per avere finanziamenti. Questo dal Gazzettino del 5-12-97. Perché prendo questa notizia? Perché c'è un tentativo di far credere, cioè c'è un processo di far credere che la vita provenga dallo spazio, provenga dalla creazione di qualche centro delle comete e che le comete la spargano nello spazio. Siccome questa è una porcheria bella e buona, che si sta preannunciando qualcosa di pesante, e allora per me è importante. L'ultima notizia che vado a leggere, ricordo che non prendo più telefonate, dal Gazzettino della Repubblica del 9 dicembre 1997, noi ragazzi italiani mangiatori di peyote. Ricordo questo, che negli anni 70, dopo il primo libro di Castaneda, c'era la corsa a mangiarsi il peyote per avere le allucinazioni, e fu proprio in quegli anni che feci una guerra contro tutti quelli che esaltavano il peyote, esaltavano la marijuana, esaltavano tutte queste cose, e fu uno dei motivi per cui fu proprio facendo questa guerra una delle cose che mi portò a diventare apprendista stregone. Ricordo questo, che il peyotismo è anche una religione che va a distruggere la sapienza indiana, cioè la capacità degli indiani di relazionarsi col mondo, per cui è una cosa estremamente pericolosa. Però del peyotismo ne parleremo ancora, perché è una fra le cose più gravi che stanno venendo fuori. Ultimissima cosa, il Giornale dei Misteri di novembre mi ha pubblicato un pezzo di lettera, un pezzo di lettera a proposito delle esperienze NDM, cioè delle esperienze di premorte. Ha estratto dalla mia lettera questo: perché nelle esperienze NDE spesso si hanno visioni di paradiso di Gesù o Dio? Perché il corpo luminoso espresso in NDE non è autonomo, ma è ancora legato alla descrizione della propria ragione e al condizionamento educazionale che questa ha subito. Ho letto che un cieco dalla nascita vedeva i chirurghi, qui parlavo della mia esperienza ma l'hanno tagliata via, e i chirurghi che intervenivano in sala operatoria, così
televisione sarebbe operatoria, così un induista, qui sono tutti i tagli che vengono tagliati alla lettera, infatti, che ho fatto io, così un induista non vedrà mai un Gesù né un buddista Maometto, in compenso se avrà mani tagliate si muoverà come se le avesse sane, se sarà senza gambe camminerà e se sarà sordo udrà le voci, eccetera. Questo giornalista, che è Stefano Beverini, usa la mia lettera in modo estremamente strumentale, comunque a me non me ne frega niente che lo usi in maniera strumentale, in ogni caso dice, quello su cui si sofferma il signor Simeoni è vero, durante il fenomeno la sensazione prevalente è quella di salute e benessere fisico, i ciechi vedono, i sordi odono, eccetera. E i muti parlano e sono proprio i medici che hanno riscontrato questa casistica ad affermarlo, cioè la capacità dell'essere umano di produrre il corpo luminoso è confermata. E il problema è questo: il corpo luminoso non è di tutti gli esseri umani costruiscono il corpo luminoso o distruggono se stessi. Ricordatevi che questa è la grande scelta della vita. Bene, io chiudo qui la trasmissione perché